Come conferire il rifiuto secco indifferenziato? Questa frazione di rifiuto può essere raccolta in diverse tipologie di sacchi e contenitori, a seconda del sistema di raccolta adottato nel territorio del comune di residenza. Ricorda di controllare il tuo. Il rifiuto di tipo secco residuo indifferenziato è l'unica frazione di rifiuto urbano che non può essere conferita presso i centri di raccolta. Inoltre, questi rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori e cassonetti all'interno di sacchi a perdere ben chiusi. Come gestire al meglio il rifiuto secco residuo? La cosa migliore da fare è ridurre la quantità dei rifiuti indifferenziati prodotti. Vediamo come. Effettuando a monte una corretta separazione degli imballaggi in carta, plastica e vetro, ma soprattutto del rifiuto organico. Avendo cura nell'acquistare prodotti contenuti in imballaggi riciclabili. Vediamo ora alcuni esempi di cosa va conferito nel secco residuo o indifferenziato. In linea generale mettiamo in questo contenitore tutti i rifiuti che per esclusione non potevano essere conferiti nei bidoncini della raccolta differenziata, quindi per esempio utensili di cucina, imbuti, spugne, posate in plastica usa e getta, spazzolini, tubetti di creme, tubetti di dentifricio, i cotton fioc, giocattoli di plastica, CD, DVD, materiale scolastico come penne, pennarelli, righelli, copertine di quaderni, gusci di molluschi come cozze e vongole, fazzoletti umidi e salviette detergenti umide, i tappi di sughero, mozziconi di sigaretta, le lettiere e le deiezioni dei nostri animali domestici, stracci e indumenti usurati. Vediamo ora alcuni esempi di cosa non va conferito nel secco residuo o indifferenziato. Contenitori di prodotti chimici infiammabili come barattoli di vernice, solventi, coloranti, colle. Questi andranno conferiti direttamente presso il centro di raccolta. Farmaci scaduti o inutilizzabili sono rifiuti che richiedono particolari sistemi di gestione e quindi andranno conferiti o nei contenitori stradali dedicati che si trovano anche all'esterno delle farmacie o presso il centro di raccolta. Rifiuti sanitari come siringhe e aghi usati o inutilizzati vanno comunque ben coperti e conferiti negli appositi contenitori dei farmaci scaduti. I RAE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, quindi piccoli elettrodomestici come phon, rasoi elettrici, ma anche lampadine, tubi al neon, questi vanno conferiti direttamente al centro di raccolta. E poi le pile, le batterie a bottone, stilo, torcia e piatte, hanno i loro contenitori stradali dedicati oppure possono essere conferite presso il centro di raccolta. Attenzione! È severamente vietato depositare e abbandonare rifiuti o sacchi contenenti rifiuti all'esterno dei cassonetti stradali. Nel caso di abbandono o deposito di rifiuti in area pubblica o privata o fuori dai contenitori predisposti dal gestore, sono previste sanzioni da 300 a 3.000 euro.